È il preludio al gol. Infatti, al 31esimo il Castel del Piano trova il pareggio. Il fallo di mano in area di Urbani su un cross della sinistra porta il direttore di gara ad assegnare un altro rigore, questa volta in favore degli ospiti. Si incarica della battuta Basilico, che con un pregevole cucchiaio batte Vergari. Nel momento migliore degli ospiti arriva il vantaggio dei padroni di casa grazie ad un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo su Maulini da parte del capitano della Virtus Simonetti. Si incarica della battuta Mauro Basilico, che con un bellissimo cucchiaio supera Meschini e mette a segno il suo 10° gol stagionale. Basilico anticipa Rampiconi che lo stende. Rigore e ammonizione per il centrocampista. Basilio con un tocco sotto batte Mortaro per il 2-0.